che noi siamo buoni, non possiamo essere troppo cattivi. Io vi porto prima un saluto dal compagno Maurizio Turchetti, che il 12 di giugno ha lasciato la sede di Unione Inquilini in forma ufficiale. Così ci viene ancora a trovare e io porto il suo saluto a tutti quanti. E io mi sono chiesto perché siamo qua. Lo scopo di questa riunione, di questa conferenza. C'è scritto, a ognuno è stato dato, diciamo, il pacchetto di preparatorio per la conferenza, per sapere ognuno che cosa avrà da ascoltare, che cosa dovremo fare. Soltanto che qui ne diciamo una, ne pensiamo un'altra, a casa ne facciamo la terza, se riusciamo. Ognuno deve lavorare sul suo territorio, cioè noi dobbiamo preparare le modifiche organizzative e eventuali modifiche statutarie, ciò che faremo dopo che finiremo i nostri dibattiti nelle commissioni. Però dobbiamo portare nuove proposte di organizzare meglio il nostro lavoro sul territorio. E come organizzarlo? Cioè dobbiamo essere più elastici, più flessibili, perché se abbiamo parlato fino adesso che dobbiamo, per essere più forti, dobbiamo avere un po' di fare le tessere, di portare le deleghe, non nelle nostre tasche, ma per poter rappresentare l'inquilino, il lavoratore, l'immigrato e tutti insieme di fare la forza, dobbiamo avere anche un po' di sostanza. Per avere questa sostanza dobbiamo essere noi più flessibili e di dare più servizi, cominciando dall'arrivo, parlo dell'immigrato, dal avvio al lavoro del lavoratore, dell'inquilino, di fare un contratto, non di aspettarlo quando lui sarà sfrattato, perché se aspetteremo di essere sfrattato e ormai sarà la fine, noi lo dobbiamo accogliere prima, di educarlo, di assisterlo. A questo punto noi potremo anche contare su queste persone. Quando dobbiamo fare un picchietto oppure quando dobbiamo fare una manifestazione, dove le troviamo noi queste persone? Non le conosciamo. Allora, se noi conosciamo queste persone, io parlo di Perugia e dell'Umbria, quelle che sono venute 10 anni fa all'Unione Inquilini dell'Umbria, vengono anche adesso e le conosco per nome e cognome. Non mi serve la scheda, perché di ognuno le conosco dove abita anche e che cosa fa, dove lavora. Perché facciamo il servizio completo da quando arriva, non solamente per quella che lavora oppure per il contratto d'affitto, ma per ogni cosa, assegni familiari, l'assistenza, puntellazione di un permesso di soggiorno, della cittadinanza, oppure della maternità, di ogni cosa. Cioè, noi lo dobbiamo assistere a 360 gradi. Se saremo in grado, non tutti, perché ognuno sul suo territorio non sarà in grado, ma almeno per quello che possiamo, o meglio, di provare di dare assistenza e di non dire questo non è mio, la roba non è mia, e almeno di provare. E chi non ha questa conoscenza, io propongo di mettere al verbale che ogni volta noi abbiamo parlato di preparare, di dare il nostro aiuto per le nuove sedi. Io propongo di fare proprio una scheda, come ci dovevamo preparare nel caso di sfratto oppure per l'apertura della nuova sede, e di metterla la prima sul nostro sito per il comportamento, poi un altro, chi è nella segreteria, oppure chi sono il segretario regionale di ogni regione, di avere, guardate, a ognuno, questo è il vostro comportamento, non tutti sono stati educati, oppure diventando, avendo una sede,
non è che sa tutto. Avendo questa scheda, lui in due minuti ci riesce a trovare anche la risposta, come si deve comportare, e di dare la risposta a ogni domanda che viene indirizzata. Poi, le altre cose. Dicono che non ci sono soldi, non c'è lavoro, ma comunque le tasse le paghiamo per intero. E dove vanno queste tasse? Il comune, cominciando dal contributo affitto, non bastano mai, non ci sono mai soldi e non fate neanche le domande. A Perugia l'ufficio casa non c'è. È stato abolito. Se non c'è l'ufficio casa, a chi ci rivolgiamo noi? Io mi sto chiedendo, per chiamare qualcuno, per fare una domanda, la cittadinanza, chi può chiamare? Non può avere una risposta. E per diciamo, l'accordo locale, per fare il contratto con l'accordo locale, chiama il comune e io non cerco niente. Chiamate le associazioni di categoria, di proprietari e poi di inquilini. Il comune fa per conto suo i contratti. Allora che ci mettiamo noi a fare? Lo possiamo fare da un'altra parte, senza tenere conto del comune. Tanto lui ci presta il tavolo. Ecco, non è garante di nulla. E l'agenzia delle entrate tanto registra ogni contratto, se anche di 1000 euro al mese, tanto lo registra, non interessa niente. Il canone può essere di 1000 euro o di 1 euro, non è garante il comune di nulla. Le altre cose, il 10 di ottobre è la giornata di sfratti zero. Ognuno di noi, io dico la mia, sul mio territorio, come mi comporterei io? Cioè, la giornata sfratti zero, io mi chiedo cosa possiamo fare? Ognuno nel suo piccolo, per poterlo organizzare, non è che dobbiamo bloccare il treno, non è che dobbiamo bloccare il comune, perché se ho due tesserate non riesco, se ne ho 1000 sì, ci riesco. Ma anche con due, mi basta un computer per poter mobilitare e per poter sensibilizzare diciamo, la maggior parte della popolazione e di portare alle orecchie dei mercanti che fanno le istituzioni con ogni mezzo. E vediamo che il Movimento 5 Stelle attraverso due computer sono riusciti ad arrivare in Parlamento e noi con un sindacato così forte e così diciamo forte e strutturato sul territorio possiamo fare qualcosa non per diciamo, bloccare le strade ma per prevenire e intervenire prima di avere queste strade e di non curare dopo quando ormai il cancro è già sul posto. E i lavori da mettere in cantiere, sensibilizzare tutti, quando ci viene un cittadino per chiedere un'informazione, tu gli devi chiedere, ti devi fare una scheda per sapere che cosa ha nella testa, qual è il suo punto debole e non appena ti esce fuori un'occasione di poter chiamarlo e di poter appoggiarti a questi cittadini che ci vengono a chiedere un aiuto e così sarà una risposta reciproca. Io penso che mettendo tutti questi, io non sono riuscito a elencare perché il tempo è quello che è, se ci mobilitiamo noi e se chiudiamo noi le finestre non aprendole, faremo un po' di regola a casa nostra, sarà caldo, cioè casa nostra con gli inquilini. E parlo anche dell'associazionismo. Chi ci riesce a fare, noi l'abbiamo fatto a Perugia e funziona, e non funziona da un anno, ma da parecchi, sono 14 anni. Riusciamo a portarli e a metterli tutti insieme, e non di fare la guerra in casa tra i poveri, ma di metterli d'accordo e di andare d'accordo, perché non ci sono cittadini di prima, di seconda e terza classe, sono tutti cittadini, i futuri cittadini italiani, come quelli stranieri, come 60 milioni sono andati all'estero, sono tutti uguali. Quando va male per tutti. Perciò cerchiamo di metterli insieme per avere un risultato comune.